quando hai fatto teatro? Subito? Subito. Avevi quanti anni? Dunque, quasi 20 anni. Ed hai cominciato a fare teatro? E chi ti ha scoperto? È Ciccio. Scrivesti quella breviosa all'amico degli amici? Scrivesti quella lettera a quella personalità? Lui ha risposto che ha già parlato con tutti gli ingannapopolo della Busco. Ha parlato con tutti gli onorevoli che stanno nell'affare. E il rubasangue? Gli avvocati. Non li hai visti? Erano al porto. Ah, ma che fanno? Si stanno preparando per lo sperapoco. E il ricorso in Cassazione. Esce Fellini? Sono più buona! Roma, certo, a Roma fai Lost, mi ricordo, in una scena fantastica. Sì. E vadi, vadi pure a sede. Sa come si dice, chi non mangia in compagnia, il diavolo sa porta via. Canolicchi, cacio e pepe, penna all'arrabbiata. Ma che non ragazzi. Perché non ti come dico io, non come voi te. Che ne dici? Ma piede cacio e pepe, sono io. Cacio e pepe, ma l'ho mangiati stamattina, chi si rimagna, che altro c'è? E allora, rigatori donna Alici. Questa chi è? Te la ricordi chi è? E chi è? Mia moglie. Ah, ecco. Lui aveva questa passione e partì, andò a Milano, come tutti i meridionali. E niente, poi fece una settimana allo Smeraldo come per prova. A fece Milano? Un anno, sì, fece un anno, una settimana, un anno. E mangiavano, vuol dire veramente, i milanesi, pane Nino Terzo allo Smeraldo di Milano. Vengo, vengo! Pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Sono Antonino! Chi? Il nipote Antonino! Non si sente niente! Prova a richiamare, rifai il numero! Quale numero? Pronto? Sono Antonino! Adesso si sente bene! Ma dove sei, in Sicilia? Di chi? Sono sul pianerottolo! E tu chi sei? Il nipote Antonino, il figlio di La Fauci Rosa! No, non può essere! Come non puoi essere? C'ho i documenti! Antonino! Qui fa la celebre... Sì, la tartagliata. Ah, tartagliata. Tartagliata. Sì. Il tartaglione del cinema italiano. Che poi l'hanno messo gli hanno messo questo soprannome, invece no. Ma io anche tartaglio, io non ho problemi. Sì, ma, lui... ma non sono comico forse. No, ma lui non ha mai tartagliato, lui lo faceva apposta. Ah, non ha mai tartagliato? No. Ha detto quando ero piccolo sì, mi ha detto. No, mamma Bettina non me l'ha mai detto, mia suocera. E com'era Nino giovane? È simpatico? Sì, aveva gli occhi assassini. Gli occhi assassini? Sì, aveva uno sguardo penetrante, uno sguardo, sì. Effemmenaro! Qui è con Franco e Ciccio. Sì. I due della legione. Sì, il sergente di ferro. Gli ordini non si discutono, si eseguono. Ah, Ciccio era molto amico di Nino. Sì, ma noi eravamo amici tutti e due. Ha ragione la guardia, la legge è legge. Tutti fuori! Fuori lo dico io! Tutti fuori! Fuori!